Attenti a quei due del 23 agosto. Prima di campionato il Napoli ha vinto, adesso c'è il Milan. De Laurentiis parla non solo da Di Marma ma anche da Bari. Beh, oramai è Barese. Beresi. Come Beresi. È Barese. Ciccius. Ciccius. C'è poco da fare. Ha sempre preferito le orecchiette, con le ciume di Repa. Anche perché San Nicola, evidentemente, è più importante di San Paolo e Santa San Claus, Santa Gennaro. Claus porta i regali. Santa Di San Claus porta i Paolo e regali. San Gennaro messi San insieme. Gennaro è più importante, ma Santa Claus porta i regali, perciò quello è Siamo andato là. Fidati, alla frutta da questo punto di vista. no, siamo a Oramai Ruttino. esonda Secondo te perché lo... Allora, e sta trasferendo tutti i ascolta, suoi interessi al Bari. le Questa cause è logico. possono essere due, però sono tutte e due improbabili. Uno, sta sclerando. Questione di età, non ci credo, per un motivo molto semplice, perché se uno sclera, sclera sempre, mentre lui invece sclera dove vuole, quindi quando uno sclera dove vuole, vuol dire che non sclera. Lo fa perché vuole arrivare alla rottura con Napoli, ma questa non è una... Con Napoli o con il Napoli? Con tutto lui fa Con una... Napoli. tutta Con un'erbumfacile. Napoli Però perché. questo avrebbe senso se fosse una società decotta che lui vuole mollare, ma questa è la catena di uova d'oro, non la vuole mollare Ma lui. infatti lui. Perché lo fa? Allora, perché lo fa? Io credo di avere un'idea tal proposito. C'hai Però un'idea? è un'idea, diciamo così. Fatta, Obbalorda. fatta con tanta buona volontà. Lui ha sempre professato Professore. un meridionalismo che potrei definire del salsiccio, per non definirlo altrimenti. Meridionismo del salsiccio. Non ha mai voluto giocatori napoletani. E c'aveva le sue ragioni. C'è stato l'affare Quagliarella che sicuramente gli ha dato una mano a pensare in un certo modo. Quindi, che cosa gli resta in questo momento di meridionale? Gli resta una sua idea tutta particolare sui meridionali, che se sono contro di lui, sono tutti Trocati, pezzottari. drogati, imbroglioni e pezzottari. È chiaro che la velina del giorno dopo, quando ha corretto il tiro dicendo che ce l'aveva con alcune frange dei tifosi della curva, era una e poteva essere scambiata per un'attenuante, non certo per un'esimente. Perché lui è talmente pieno di sé, Sergio, è talmente convinto di quello attenuante che dice. esimente lo dici a tuo fratello. Vabbè, Traduci per i non laureati in giurisprudenza. allora, attenuante che abbia diminuito il valore della portata delle parole dette contro i napoletani. Esimente che invece elimina del tutto la parte cattiva di quello che aveva o avrebbe detto. La verità è che lui le cose le pensa veramente ed è talmente convinto che certe volte usa dei rafforzativi che sono deleteri per il suo stesso modo di pensare. Perché lui, per esempio, sul palazzo, sulla federazione, sulla Lega, sui contratti anche televisivi, guardate che c'ha quasi sempre ragione. Così come io non posso negare che una parte del pubblico del San Paolo abbia delle situazioni non certo proprio integerrime dalla parte sua per quanto concerne o il modo di voler entrare al campo o il modo di voler vedere le partite. Ma da qui a generalizzare, diventa chiaramente una esternazione tipica di chi la fa fuori dal vaso, perché vuole avere a tutti i costi tutte le ragioni, quando invece
lui ha una parte di ragione. Così come adesso la querela col comune e con il sindaco, visto che oramai a Bari ha trovato un super sindaco, dovrà prendere dei toni assolutamente farseschi. Il 10% cash che vuole il Napoli sulle vendite dei biglietti, perché non vogliono più i biglietti gli assessori e gli amici degli amici del palazzo. Quei biglietti diciamo erano dati in perché c'era una convenzione che prevedeva anche quello. Hanno rinunciato. Poiché non è che hanno rinunciato, perché non c'è più la convenzione. Esatto. I biglietti non arrivano più biglietti. E quindi è stato deciso che il Napoli dovrà corrispondere il 10% dell'ingresso al netto delle spese sostenute. Quindi la è tutto cash. Un bonifico, non proprio cash. Un bonifico. Comunque, altrimenti mandano i carabinieri. Comunque, da tutta questa situazione, caro Liberato e cari amici, chi è che viene frustrato e che ci va bene? Come al solito, è il tifoso e probabilmente anche, credo, in parte la squadra. Anche se poi il signor De Laurentiis, che oramai ha conosciuto molto bene la generosità dei napoletani, si ritroverà dopo domani sera il San Paolo, cesso qual è, e ne addivengo, tant'è che oramai sono anni che non vado più al campo, pur avendo avuto per un periodo la tessera federale, avrà il pienone. Allora, per la gioia del sindaco. Il signor De Laurentiis allora mi dovrà spiegare dove sono i tifosi drogati, dove sono i tifosi pezzottati e pezzottari e dove sono i tifosi imbroglioni. Perché poi la cosa grave, l'accusa grave, è che queste sue parole sono diventate un autogol nel momento in cui ha esternato altre situazioni, diciamo abbastanza cervellotiche, proprio contro persone che invece ne avevano condiviso in pieno l'atteggiamento da imprenditore, questo, cosa che io e te non facciamo completamente. Questo è tipico delle dittature. Stalin cominciò facendo fuori l'opposizione, poi poco alla volta cominciò a fare fuori anche gli amici, quindi lui tra poco si scatenerà. Il giorno in cui arriverà al cinguettio famoso, colui che cinguetta, siamo proprio alla frutta. Il fatto è che veramente lui vuole far vedere di essere accerchiato da tutte le parti. La verità invece è un'altra, è che lui, avendo imprigionato l'informazione del Napoli, avendo imprigionato anche probabilmente parte delle idee che aveva Ancelotti da un punto di vista organizzativo, quindi di formazione di struttura del club, avendolo imprigionato a 6 milioni e mezzo l'euro l'anno, sia chiaro questo. Lui si sente ed è l'unico vero padre padrone di questa baracca che adesso dovrà probabilmente, a questo punto credo necessariamente, convivere anche con quella barese che diventa, ed è un dato di fatto, un ulteriore impegno economico, ma a Napoli, questo punto anche morale, per il Napoli l'impegno economico, non per il Bari. Per il presidente, ma per il Napoli. A parte il fatto che la cassaforte è unica, è questo. Immagino che andranno tanti giovani in prestito al Bari con ingaggio pagato dal Napoli, anche se poi là c'è il fatto che sono dilettanti, non so come si potrà fare. No, questo è chiaro che troveranno il sistema, dopodiché il Napoli riconoscerà un premio di preparazione al Bari, quindi gli faremo anche la squadra dell'anno prossimo. Sì, io penso che il Napoli pagherà il Bari, i primi due anni tranquillamente lo paga il Napoli. Tranquillamente avrà questo vantaggio la formazione barese. È chiaro che poi bisognerà vedere come si svilupperanno i discorsi a livello dell'area del San Nicola, che mi risulta sia anche edificabile. Ma lui non investe. Troverà investitori, questa è la verità. L'importante è che non trovi chi lo investe. Chi lo investe?
con la macchina, dice. Io non investirei mai su De Laurentiis, né De Laurentiis. No, io non investirei mai De Laurentiis, questo è normale, però... Ma è vero quello che ha detto il nostro amico assessore Ciro Borrillo, che con De Laurentiis non si va mai oltre il secondo posto, che ci sono buoni e cattivi presidenti? Ma guarda, io a questo punto io credo che un politico, per quanto tifoso, debba fare il politico e basta. Però lui ha specificato, lui parla di calcio, noi non ci diciamo niente. Se lui parla di politica, noi parliamo di calcio. Ma lui, secondo me, poiché mi sembra una figura abbastanza responsabile, Ciro Borrillo. Molto. Devo dire che è uno dei pochi politici che rispetto. Credo che se non aggiunga altro fiele, per non parlare di benzina, al fuoco che già c'è in questa città per tante e tante situazioni, secondo me farebbe bene la sua parte di politico che, occupandosi di sport e cultura, ci tenga a manifestare un interesse perché la squadra della città dove lui è parte di governo possa avere al meglio tutte le possibilità per arrivare a fare quello che lui dice che con un presidente non buono non si possa fare. Devo dirti la verità. Il calcio è fatto anche di fortuna, caro assessore Borrillo. La vita è come la vita. Allora è chiaro che noi in questo momento, noi napoletani, abbiamo avuto un incontro che direi fino a qualche anno fa fortunato con un uomo altrettanto fortunato che ci ha portato in pochi anni dalla Serie C all'Europa e soprattutto all'Europa che conta. Ora sono 5 anni anzi, che il mercato si è bloccato per una forma di non investimenti che evidentemente è stato deciso dalla proprietà. E ribadisco un dubbio, non so se la proprietà sia solo De Laurentiis o sia un amministratore delegato. Quindi percepisce un gettone di amministratore delegato, proprietà proprietario. Come no? Assolutamente. Credo proprio che il consiglio di amministrazione, comprensivo di famiglia, lasciamo perdere. Se al momento ti va bene che i nipotini sono ancora minorenni. Non so quale tecnicismo abbia questo consiglio di amministrazione se si toglie il padre padrone e il dottor Chiavelli, che mi sembra anche altra persona di notevole pazienza dotata, se è vero che resiste a un presidente che secondo me è anche peggiore di Lotito nelle sue esternazioni. Addirittura di Lotito? Sì. Devo dire sì, probabilmente Lotito è più colorito, Lotito urla, eccetera, De Laurentiis però... Fai fatti. A me, per esempio, lo conosco da tanti anni, mi devo andare, no? Mi ricordo quando lui faceva il calcio minore alla Rotopress, io ero il responsabile delle pagine del Roma, quindi eravamo in contatto quotidiano. Io lo ricordo ancora da prima. Esatto, la faccia che ha fatto a Bari quando De Laurentiis si è cominciato ad attaccare Chiarini. Là c'è stato un lapsus. E poi è stato straordinario quando gli hanno fatto un'altra domanda che poteva essere ambigua, quindi subito ha detto basta, basta. È qui si parla del Napoli. Del Napoli si parla a Castelvolturno. Sì. Qui si parla del Bari, del Napoli stava parlando il presidente, non è che avevano fatto domande sul Napoli, però... Ma vedi... solo vedi, il compito di Baldari e Fontana, come si chiama? Lombardo. E solo uno ha un compito più difficile del loro, l'ha detto stampa di Trump. O portavoce di Trump, secondo me, sta proprio rovinato. Però sono due personaggi, forse De Laurentiis è un po' più morigerato. Trump e sì, perché, alla Berlusconi, sì. Perché vedi, lui non ha top player, non ha missili da sparare, lui spara delle bordate. No, ma pure con le donne c'è un rapporto abbastanza, diciamo che non le cortigge, spesso le tratta male, però non le cortigge. Sappiamo. La storia del dirigente comunale che era stato offesa da De Laurentiis il giorno dopo gli ha mandato un mazzo di fiori a casa, questa via di pazzi di fiori gliel'ha fatto restituire, non accettare, straordinario. Est modus in rebus, quindi oggi è proprio complicato, ma pure est modus in rebus. Io sono colto e corto e le capisco certe cose, però non ne fai la trasmissione solo per me, Umberto Chiarillo e Peppi Anicelli. No, io non faccio, no, assolutamente, anche perché stai dando
dell'ignorante ai nostri ascoltatori, e no, non mi sembra giusto, non, anche perché non è così. Se sono tifosi del Napoli, quindi di base sono drogati. Questo è un altro discorso, perché lo dice qualcuno. Noi siamo tutti drogati. Noi, ma io se la mia droga, se la mia droga è il Napoli, il signor De Laurentiis deve essere ben contento di essere lo spacciatore di questo, di essere l'untore e lo spargitore di questa droga, perché certo non saranno 120 milioni quanti ne ha detti 160. Lui 160, ma più del 10% della gente che segue il calcio, sicuramente 7-8 milioni di persone che seguono il Napoli ci sono, e credo che siano animate da una fede sincera. San Patrignano è pieno di tifosi del Napoli. Vabbè, questa è un'altra tua battuta pessima. Sono drogati. Ma per favore, io ripeto, voglio prendere. Ma devo fare una domanda. Noi sabato abbiamo visto la partita insieme. Partita visto. Più sentita che vista. Tre partite, quando ne abbiamo viste? Ne abbiamo viste tre. Perché quando era finito io ti avevo detto di fare il pezzotto, perché se avessimo fatto il pezzotto la partita si vedeva. Questa è un'istigazione all'illegalità. No, sì, te lo dico, ti avverto da uomo anche di legge. Ha fatto una mezza truffa, si è venduto una cosa che non aveva. La mezza non è una mezza truffa, è una truffa completa, senza aver avuto la possibilità di fare delle prove tecniche di trasmissione. È chiaro, questo è anche inutile da che adesso anche da dire che stiano truffa, dicendo la truffa è a monte, perché al di là dei limiti di Dazon, che sono sicuro verranno corretti, ma fra quando? Il problema è la rete, che non dipende da Dazon, perché noi qua con la fibra non abbiamo visto niente, abbiamo visto un bel circoletto che girava, però abbiamo visto parecchie volte il gol di Koulibaly. Sì. Quello lo vedevamo in continuazione. Purtroppo non mi faceva piacere, perché poi dopo sappiamo com'è finita. Quindi se non avessi vinto quella partita, avrebbe vinto lo scudetto. Questa è una mia idea, però io sono. No, vabbè. Comunque sabato è stata una cosa spettacolare, devo dire. Si rincorrevano le voci più cose. Ha segnato il Napoli, non è vero, è stato annullato. No, poi qua ha segnato, chi ha annullato? Ha segnato Insigne, ma quando mai? Vedi, anche questa che è finita, l'altra parte mancavano 5 minuti. Infatti li abbiamo sentiti, ma magari poteva succedere qualcosa. Infatti il palo della cosa è stato straordinario, perché mentre battevano il calcio d'angolo, noi ignari di quello che stava per succedere, perché tanto non segni, perché sappiamo che non palo di Acerbi. Allora sono due partite. Sì, erano due partite. Infatti quando uno ha detto, ma la tua è già finita, quella è stata... sì, era finita. Ma sabato facciamo il bis. Speriamo di no, perché... Ne trovate per sotto. Sabato io... Tu sai che io non sei ligio e ping, bravo, sono assolutamente rigorosamente. Devo dire la verità, e non ti fa manco imbrogliarti. Quando ci sta Sergio, non possiamo imbrogliare. Ma che vuoi fare? Purtroppo ognuno nasce in un modo, questa è la verità. Quindi sappiano i nostri amici che quando sparliamo di qualche persona non lo facciamo pretestuosamente e per mala fine, semmai per ignoranza, però lo facciamo soltanto perché ci crediamo. Siamo profondamente convinti di quello che diciamo, e credo che gli ultimi fatti mi abbiano dato ancora una volta ragione. Soprattutto sulla conoscenza dell'essere umano, e la tengo larga la cosa, va. Stammi a sentire un attimo, atteso che non hai visto la partita, che impressione hai avuto del Napoli? Ma io, per quello che ho sentito, perché quello che ho risentito, ho visto dopo, quando era finita la prima partita. Questa è stata bellissima, era finita la partita e noi abbiamo cominciato a vedere il primo tempo quando il Napoli stava per finire. Io credo che Ancelotti abbia dato una prova di intelligenza. L'unica cosa che gli rimprovero, e lo dico con un patentino preso nell'82 quando lui giocava ancora, per cui penso di poter essere un consigliere più anziano, tra l'altro, non certamente un maestro che vuole educare un allievo. Io che ho fatto molto settore giovanile, gli dico: ritornasse ad allenare il settore di difesa come deve essere allenato, seguendo quelli che erano gli input sariani, perché è chiaro che il Napoli, visto e non visto,
sabato sera da noi non visto. All'Olimpico, nelle cronache, nelle radiocronache, e poi nelle telecronache, quando si è rivista la partita tranquillamente, era un Napoli che dalla Cintola in su somigliava molto al Napoli di Sarri. E dalla Cintola in giù che non somigliava. E dalla Cintola in giù che praticamente c'è qualche cosa che deve essere variata. La difesa alta ha bisogno di allenamenti continui. L'errore fatto da Albiol prima, ma poi anche da Koulibaly e Mario Rui, tre sul pallone superati. Koulibaly è l'unico che non ha sbagliato sostanzialmente. Sostanzialmente no, perché lo centrale doveva andare a chiudere. Gli altri due dovevano dare copertura ai due lati. È chiaro che è la testimonianza del fatto che, come dicevano i latini, e tu mi beccherai ancora una volta, però traduco, ripetita Juvent, cioè... Ma no Juve, Juvent. No Juve. No Juve. Le cose ripetute giovano, e poiché i movimenti che tu hai assimilato in tre anni di sarrismo, uso un aggettivo che può anche non starci, ma sotto la guida tecnica di Sarri, hanno creato degli automatismi importanti, fermo restando che l'errore del singolo c'è stato anche più di una volta, nonostante i movimenti. Facendo quegli esercizi di settore, stai certo che quei tre non avrebbero mai assunto quella posizione con Immobile. Quindi mi stai dicendo... Questo è il succo del consiglio che do ad Ancelotti, da tifoso, ma ripeto, da persona anziana, è che sul campo 400-500 volte in panchina c'è stato, anche se a livello di settore giovanile, anche da giocatore e di rappresentante, anche da giocatore quindi virgola absit in iura verbis virgola, stai dicendo che Ancelotti non lavora sul campo? No, tutto il contrario. È tutto absit in iura verbis. Sì, perché tu non vuoi offenderlo, però poi lo offendi. Cioè, absit in iura verbis tradotto significa stia lontano da me il pensar male o il parlare male. Stia lontano male l'offesa dalle parole. Esatto. Absit stia. Poi dopo dice che non lavora. Non è questo. Absit stia lontano. Non è iura l'offesa dalle parole, vero? Non è assolutamente questo il concetto che volevo esprimere. Il concetto che volevo esprimere è che Ancelotti, che cura molto il gioco complessivo di squadra, deve necessariamente, per riportare la difesa alta del Napoli in maniera credibile, ripetere in maniera anche diversa, diversificando, gli allenamenti di settore che erano, soprattutto per i difensori, ricordiamolo, uno dei temi più importanti nella preparazione delle partite da Sarri, che infatti in settimana dava un allenamento specifico solamente alla difesa, ai difensori, e poi faceva il pomeriggio la seduta comune. Sergio, al volo siamo in conclusione, 4 ballottaggi, Ospina o Carnetis? Beh, vorrei parlarne poi. Poi ne parli, vabbè. In presentazione della partita. Ma io veloce, 1-80. Allora, io dico Ospina. Ospina. Amsic o Diawara? Amsic. Zielinski o Fabian Ruiz? Qua 50 e 50. Milik o Mertens? Milik. Forza Napoli? Sempre. E con questo abbiamo concluso questa Ciao ragazzi.